Buongiorno a tutti e ben sintonizzati su OK Italia Parliamo, nel programma di approfondimento in collaborazione con le Camere di Commercio italiane all'estero rappresentate da Assocamerestero. Le imprese italiane, chi più chi meno, sono state tutte colpite dal lockdown imposto a seguito della pandemia del Covid-19. Le imprese hanno chiesto e continuano a chiedere a gran voce aiuti per ripartire. Da una parte si chiedono aiuti in termini di liquidità e di ammortizzatori sociali, dall'altra aiuti concreti per far decollare nuovamente l'attività. La Puglia è una regione che negli ultimi anni ha visto sempre più crescere la propria vocazione turistica, diventando una meta ambita del turismo tanto italiano quanto straniero. Addirittura tanti stranieri hanno scelto la Puglia anche come propria residenza, come propria dimora per la vita. Una delle risorse più importanti per il turismo pugliese è sicuramente la risorsa mare. La Puglia, con oltre i suoi 800 chilometri di costa che vanno dal Gargano al nord, alle terre di Bari, scendendo per il Salento, con Santa Maria di Leuca, estremo punto al sud della regione che divide il Mar Adriatico dal Mar Ionio, per poi risalire con le proprie coste fino alla costa tarantina. Le proiezioni che ha dato l'Ente Nazionale Italiano del Turismo, l'ENIT, per tutto il 2020, vedono però la montagna meno colpita dal trend negativo del turismo, perché qui abbiamo una contrazione del 39% rispetto alle destinazioni costiere, che si assestano su un meno 51%, e alle altre città d'arte, che praticamente con un meno 49%, però ricordiamo che le città d'arte sono quelle che solitamente sono più penalizzate perché hanno turisti provenienti da oltreoceano. Oggi abbiamo ospite di OK Italia Parliamone per parlare di imprese, di sviluppo, di turismo e di economia, il direttore di Confindustria Brindisi, Angelo Guarini. Buongiorno Guarini. Buongiorno, buongiorno. Guarini, uno dei... Grazie per l'invito. Grazie a lei di essere con noi. Uno dei grandi problemi, Guarini, immediati delle imprese a causa dell'emergenza Covid-19 è sicuramente la mancanza di liquidità. I fatturati hanno avuto sicuramente una drastica contrazione e siamo oggi davanti a mercati molto difficili. Con queste premesse, il dopo coronavirus sembra essere veramente duro per chi fa impresa. Le chiedo quale valutazione mi può dare circa le misure messe in campo dal governo italiano per garantire liquidità alle imprese, ma soprattutto vorrei anche sapere un suo giudizio sulla risposta data dalle banche alle richieste in tal senso giunte dalle imprese. Infatti il problema non è tanto il giudizio sulle misure di per sé, ma poi su come arrivano a valle, su come diventano attuali, attuative. E purtroppo qui c'è un gap che viene anche un po' da lontano, e che speravo che almeno questa emergenza in qualche modo contribuisse a superarle. E faccio qualche piccolo esempio. Sì. Io mi ero fatto portatore, ma io personalmente, di una modesta proposta che è rimasta inascoltata. Cioè avevo detto, si sta parlando che per via dell'emergenza coronavirus in tutta Europa si rinvia, si blocca il discorso del patto di stabilità. E perché non si rinvia e non si blocca anche tutto ciò che riguarda per gli aspetti bancari e soprattutto con riflesso alle piccole e medie imprese, tutti quegli accordi Basilea, Basilea 1, Basilea 2 e Basilea 3? Nessuno lo ha fatto. Quindi c'è già questa distonia. Per cui le banche, mi immagino, non sono un grandissimo esperto di aspetti bancari o finanziari, però mi immagino che se è rimasta ancora quel tipo di limitazione, perché devo vedere il rating bancario delle aziende, automaticamente già questo è un motivo di ostacolo. Per cui nei fatti, diciamo, con tutta la buona volontà e tutti gli interventi che si stanno facendo, posso anche immaginare la buona disponibilità a disposizione anche dei dirigenti delle banche, però qualcosa non funziona. Poi, per carità, qui il discorso, come dicevo, viene da lontano. Durante il periodo di lockdown ero a casa, quindi in qualche modo lavoravo da casa, però avevo più elementi, diciamo, o momenti di riflessione. Valutazione. E ho fatto questo tipo di riflessione. È simpatica la cosa, poi non ho avuto il tempo per scriverci un articolo,
ho pregato l'amico professor Pirro, con cui ogni tanto ci divertiamo anche a scrivere qualcosa insieme, se lui ha più voglia di me di raccogliere questo materiale. Mi sono chiesto perché non facciamo una specie di benchmarking a proposito di autorizzazione, no? Si parla tanto di autorizzazione, tempi autorizzativi, con gli altri paesi, competitors con l'Italia. Sono notoriamente la Francia, la Germania, la Gran Bretagna, gli Stati Uniti e aggiungiamoci pure la Spagna. E allora attraverso l'ICE, che la verità ha collaborato, ho cercato di farmi mandare un po' di informazioni precise sui meccanismi, le normative in questi paesi per le autorizzazioni. L'hanno presa talmente seriamente che le racconto questo aneddoto. Un bel giorno mi è arrivata una telefonata a Berlino dal direttore dell'ICE di Berlino, che è tedesco, ma parlava l'italiano con l'accento tedesco, quindi era anche simpatico, e quindi mi ha raccontato. Alla fine, al di là delle differenze, altro esempio, da che cosa è nata questa idea? Quando ho letto un'intervista, che sicuramente ha letto anche lei, del figlio di Rana, quello dei tortellini, della pasta fresca, che hanno fatto un investimento negli Stati Uniti. E lui ha fatto poi un'intervista sul Sole 24 Ore, dicendo, devo riconoscere che per uno stabilimento analogo che abbiamo fatto in Emilia Romagna, tra progettazione, autorizzazione e realizzazione, ci sono voluti 7 anni, per uno stabilimento analogo negli Stati Uniti ci abbiamo messo 1 anno e mezzo. E ha raccontato anche un aneddoto aggiuntivo, che praticamente si sono accorti che c'era un errore nella progettazione dello stabilimento. Se ricordo bene, un magazzino troppo piccolo, e con terrore sono andate dal soggetto che autorizzava, adesso non so se l'ha esatto chiamarlo comune, con te, diciamo, per quanto riguarda gli Stati Uniti, e la risposta è stata disarmata: non c'è nessun problema, portateci il disegno, e hanno avuto l'approvazione di questa variante del progetto originale in 48 ore. Allora, noi stiamo ancora a parlare come la buonanima di Guido Carli, no? L'anno purtroppo non me lo ricordo, quando usò la frase, poi ci scrisse anche un piccolo saggio, su lacci e lacciuoli che bloccano le attività delle imprese e dei cittadini. Sono passati minimo 30 anni. Marini, guardi, l'esempio che ha portato è quanto mai attuale, perché purtroppo il problema della burocrazia eccessiva in Italia per poter fare impresa è veramente senza eguali. Pochi giorni fa intervistavo il presidente della nostra Camera di Commercio italiana in Australia e mi diceva che in Australia per poter mettere in piedi un'impresa bastano poche ore. Bene, pensiamo ai tempi che ci sono in Italia, quindi voglio dire, c'è da pensare, da riflettere ancora molto, e speriamo magari che questo momento in cui siamo stati costretti anche a un'accelerazione nell'utilizzo di strumenti digitali possa in qualche modo snellire e anche rendere più agevoli i rapporti con la pubblica amministrazione, che poi è quella che è deputata a rilasciare tutte le autorizzazioni del caso. Sicuramente sì, questo è importante. Ma Guarini, le chiedo un'altra cosa: le misure restrittive conseguenti all'epidemia del coronavirus si sono finalmente, oramai è palese davanti agli occhi di tutti, allentate, e le imprese hanno iniziato a riorganizzarsi per tornare ad essere produttive. È chiaro che bisogna garantire una riorganizzazione, perché si andrà incontro e si sta andando incontro ad una normalità che comunque è diversa da quella a cui eravamo abituati nel passato. Riorganizzazione che quindi è quanto mai necessaria per farsi trovare pronti a competere tanto sui mercati interni, ma anche sui mercati internazionali, per affrontare i quali le imprese devono programmare e pianificare ben per tempo tutte le proprie attività. Le chiedo, l'epidemia Covid-19 che ha colpito tutto il mondo causando gravi conseguenze economiche in ogni paese, che mercati internazionali ci consegnerà? Quali saranno i mercati internazionali che usciranno da questa pandemia? Sì, sinceramente, a dare una risposta precisa a questa domanda, gli elementi non li ho. Quindi in questo momento credo che sia difficile dare una risposta. Faccio un esempio. C'era un settore, o c'è un settore qui a Brindisi molto importante, su cui io avrei fatto delle scommesse prima della tragica pandemia, di sviluppo, e ci stavamo lavorando anche per creare addirittura delle filiere ulteriori produttive. Mi riferisco al settore aerospaziale, ma a Brindisi più ancora aeronautico. Nessuno avrebbe immaginato
che per effetto di questa situazione ovviamente le compagnie aeree hanno bloccato i voli, adesso li stanno pian piano riprendendo, sostanzialmente il mercato è fermo. Chi compra adesso come compagnia aerea un aereo nuovo e quindi tutte le parti che vengono realizzate qui a Brindisi abbiamo grandi gruppi, e cioè c'è Leonardo Elicotteri, e forse per la parte elicotteristica la situazione è leggermente meno grave. E poi abbiamo Avio, che è Avio Aero, che è il gruppo General Electric, che fa parti di motori di aerei, e soprattutto anche ormai si stava rafforzando nel campo delle manutenzioni di motori sia di aerei che di elicotteri, e sia civili che militari. Quindi si stava lavorando per rafforzare anche una filiera produttiva intorno a queste grandi aziende. Poi voglio ricordare che Leonardo Velivoli, la parte aerostrutture, Grottaglie e Foggia, alla fine Grottaglie è pochissimi chilometri, quindi abbiamo anche lì un potenziale sviluppo. La situazione è diventata tragica praticamente in pochissimo tempo. Quindi adesso c'è soltanto in atto una situazione di mantenimento dell'esistente e sperare che piano piano si ritorni a quel minimo di normalità che consenta anche di programmare investimenti riprendere investimenti che le aziende stavano già realizzando, anche in misura molto massiccia. Dico qualche dato. Avio Aero nel giro di pochi anni a Brindisi ha investito più di 100 milioni di euro e quindi ha rafforzato in termini competitivi e anche in termini di organico. Credo che siano entrate non meno di 120-130 persone. Quindi c'è da rimettere in pista anche diciamo situazioni imprevedibili che hanno stravolto. Vorrei dire anche un'altra cosa per quanto riguarda Brindisi, che la situazione di emergenza ha visto il mondo produttivo di Brindisi, quello che io chiamo il nocciolo duro, cioè tutte le grandi aziende. A Brindisi abbiamo forse situazione più unica che rara nel mezzogiorno, una diversificazione produttiva, quindi non siamo monocultura, tipo purtroppo Taranto come siderurgia. Abbiamo una dozzina di grandi stabilimenti che appartengono a grandi gruppi che vanno dalla chimica all'aeronautica, all'energia, alla farmaceutica, alla gomma e plastica. Tutte queste aziende si sono trovate a essere considerate strategiche e non si sono fermate durante il periodo del lockdown, anzi sia pure magari alcune in situazione ridotte, ma hanno continuato a produrre, e insieme a loro anche il loro indotto. Quindi diciamo la botta in qualche modo è stata meno dura, poi è chiaro che ci sono stati altri settori che hanno avuto... Ecco Guarini, proprio alla luce di quello che ci sta dicendo, quali risposte di ripresa si aspetta dal suo territorio e soprattutto quali scenari futuri, perché dobbiamo iniziare a pensare in positivo e pensare allo sviluppo futuro del paese, dell'economia, dei territori. Quindi quali scenari futuri lei vede per chi fa impresa al sud e soprattutto in particolare in Puglia? Allora, do intanto una risposta circoscritta a noi, al mio territorio e un po' anche alla mia organizzazione. Con questo piccolo esempio, non più tardi di due giorni fa, lunedì scorso, abbiamo sottoscritto in Confindustria un protocollo d'intesa con l'Università del Salento, che non è il solito protocollo del tipo vogliamoci tutti bene, cose generiche. No, il protocollo d'intesa prevede un impegno specifico anche dell'università a fare in questo momento anche a titolo gratuito. Apro e chiudo una parentesi, poi avremmo visto ovviamente sia noi che l'università di trovare anche eventuali fonti di finanziamento sulle varie misure regionali, nazionali, europee. Sì. Ma intanto immediatamente all'azienda che ne fa richiesta c'è un'equipe fornita dall'università che, se si parla di Industria 4.0, se si parla di digitalizzazione, se si parla di supporto a riorganizzare meglio l'azienda anche in funzione eventualmente di passaggi generazionali, se si tratta di fare ricerche di mercato su nuovi mercati dove poter accedere, insomma una serie di opzioni che consentono nell'immediato già di dare un supporto molto forte e molto qualificato. E questo soprattutto per le piccole imprese ci sembra come devo dire, un supporto molto, molto operativo e molto
importante. Quindi il nostro è intanto uno sforzo di aiuto il più possibile sul campo. E quindi ci auguriamo che da questo punto di vista intanto ci sia un supporto alla ripresa. Poi è chiaro che piano piano tutte queste misure, sia pure un po' lentamente come sta accadendo, qualche risultato già sul campo lo daranno. Quindi adesso mi è difficile dare una previsione precisa da questo punto di vista, però vedo dal mio osservatorio è come se una macchina ferma progressivamente si sta rimettendo in moto. Quindi una sensazione di moderato e prudente ottimismo ce l'ho, anche perché poi ho visto che pure per entrare nel campo del turismo, no? Faccio anche qualche piccolo esempio personale. Sono andato un paio di volte a Gallipoli, ho anche la fortuna di avere amici che hanno proprio proprietà alberghiere, ma ho visto che questi alberghi erano completamente pieni di turisti italiani in questo campo, anche moltissimi del nord. Sono tutti quelli che non stanno andando all'estero, che stanno venendo in Italia. Noi abbiamo associato come turismo diciamo anche tutta la parte anche più importante, quella del nord della provincia, per intenderci quella che va su Ostuni, Torre Canne, Fasano, tipo Borgo Ignazia e altre strutture tutte molto importanti, anche di un turismo di elite. Mi risulta che sono tutte in pieno funzionamento e con una risposta anche molto, molto importante. Quindi parrebbe che da questo punto di vista la ripresa c'è. Piano piano si è ripreso anche l'attività aeroportuale. Tra gli associati abbiamo pure Aeroporti di Puglia e abbiamo toccato con mano la situazione di blocco dell'aeroporto, al punto che abbiamo fatto, vi racconto questo aneddoto, ma anche questo è emblematico, se non ricordo male il 4 luglio, il giorno prima che poi attivassero i voli internazionali, la nostra assemblea come Confindustria l'abbiamo fatto nella sede dell'aeroporto del Salento, qui a Brindisi, nella zona voli internazionali, quasi come a auspicare una specie di auspicio di un ritorno, alla normalità. Guardi, però sono stimati tra i 120 e i 125 miliardi è la proiezione sul valore dei danni Covid-19 che subirà in Italia un settore molto importante che è quello della blue economy, ovvero tutto ciò che nell'industria, nei servizi, nella logistica, nell'artigianato, nel turismo è riconducibile al fattore mare. Le chiedo, Brindisi è una città ovviamente a grande vocazione marinaresca, cioè d'altronde il simbolo di Brindisi è il monumento al marinaio. Siamo pronti ed attrezzati per recuperare il tempo perduto in questo settore? Rispondere affermativamente e con la certezza del 100%, purtroppo direi una inesattezza. Ci si sta lavorando, ci stiamo attrezzando. Abbiamo anche tante piccole, grandi limitazioni. Un esempio, l'altro giorno chiedevo al nostro associato danese, il cantiere navale, che poi ogni anno organizza il campionato mondiale di motonautica nel porto interno di Brindisi. E purtroppo lo fanno di solito a fine agosto. E purtroppo mi ha detto che quest'anno non si farà, o perlomeno è rinviato la data da destinarsi. Non è quello che avrebbe risolto i problemi, però è uno di quei segnali di vitalità e di presenza di iniziative che hanno effetti trainanti. Non si è fatto neppure lo SNIM, il Salone della Nautica, che anche qui portava clienti, portava commesse. Quindi c'è da lavorare. Non mi sento di affermare che sarà una ripresa veloce. Questo sì, anche temo, perché la tappa della motonautica della classe F2, appunto organizzata dal presidente danese, che ho avuto il piacere di intervistare anche oggi in giornata, è stata rinviata al 2021. Però ecco, l'unico vantaggio che c'è, anche se è una amara soddisfazione, è che sono state annullate tantissime, quasi tutte le tappe in tutto il mondo. Quindi insomma, Brindisi rimarrà una vetrina importante internazionale per questo settore, che porta ovviamente tantissima attenzione da parte dei paesi terzi. D'altronde l'anno scorso fu vinto il campionato anche dagli Emirati Arabi Uniti, quindi è una vetrina veramente importantissima per la città.
Le chiedo un'altra cosa, Guarini. In Puglia serve sostenere il settore della nautica. L'ho detto anche lei, per esempio, anche il campionato della Formula 2 della motonautica diventano vetrine che permettono di conoscere la città e quindi tutta la regione. E bisogna anche sostenere quindi il settore della nautica e il settore della portualità, perché questi sono legati al turismo, che è un'altra importante componente del sistema economico della regione. Quali sono le iniziative che come Confindustria ritenete si debbano ancora mettere in campo per sviluppare i settori nautici connessi al turismo e allo stesso tempo per poter potenziare l'offerta e migliorare la qualità dei servizi turistici regionali? Anche qui c'è una risposta estremamente articolata ed estremamente differenziata. Beh, intanto abbiamo dei ritardi non locali, non mi piace fare scaricabarile, però se parliamo ad esempio delle ZES, zone economiche speciali, mi viene da sorridere e non voglio accusare nessuno, però se uno riflette, decreto legge nel giugno del 2017, misure urgenti per lo sviluppo del mezzogiorno e vengono lanciate le zone economiche speciali. Siamo al 2020 e per quanto riguarda la zona economica speciale che ci riguarda ancora non è partita. Solo l'altro giorno è stato nominato il commissario di nomina Ministero delle Infrastrutture, pare che a giorni finalmente sarà nominato il rappresentante come designazione della presidenza del Consiglio. Però viva Dio, non ci possono volere 3 anni per far partire un discorso che, fra l'altro, grazie al cielo non costa neppure, non stiamo parlando di investimenti, qui stiamo parlando soltanto di misure operative. E poi collegato c'è il discorso che noi abbiamo anche chiesto della zona doganale interclusa, che l'hanno fatta a Taranto e quindi sarebbe giusto averla anche a pochi chilometri qui a Brindisi. Quindi ci sono, ahimè, queste lentezze procedurali, operative, magari, ripeto, dipendenti anche da emergenze che si affrontano continuamente. Purtroppo da alcuni mesi a questa parte siamo in una situazione di emergenza quotidiana, però noi abbiamo bisogno di misure che poi ci consentono anche di programmare meglio le cose, no? Quindi per parte nostra stiamo cercando anche di diffondere fra le aziende il concetto dell'aggregazione. Sarà rete d'impresa, sarà consorzio, sarà associazione d'impresa, però stiamo diffondendo a livello turistico, ma a livello anche di altri settori, anche quello che citavo prima dell'aerospazio per le piccole e medie imprese, che da sola una piccola azienda, soprattutto se si vuole presentare sui mercati internazionali, è difficile che riesca a sfondare. Piccolo esempio, l'ho vissuto io personalmente come settore aeronautico. Ho partecipato a numerose missioni all'estero e c'erano spazi di mercato da occupare perché, per fortuna, le aziende che si presentavano, piccole e medie imprese, avevano le carte in regola come know-how, come certificazioni, come professionalità, però non ce l'avevano come dimensione. Per cui se io mi propongo a un grande gruppo e so fare questa penna di titanio e dice va bene, perfetto, me ne servono 1.000 al mese. Non ho la capacità produttiva. È vero. E quindi anche su questo aspetto stiamo cercando di lavorare molto. E anche con un portale, con un contenitore su cui stiamo lavorando, che riguarda tutto ciò che è il turismo nella provincia di Brindisi. Dico la parola a 360 gradi, cioè a livello monumentale, a livello culturale, a livello museale, a livello di aziende, perché ormai abbiamo capito che internet è un campo in cui si sviluppa anche gran parte del mercato. Quindi anche per il turismo, lei lo sa molto meglio di me, queste tecnologie di multimedialità, musei virtuali, realtà aumentata, web communities culturali, funzionano e dobbiamo essere attrezzati al meglio, altrimenti anche qui piano piano non andiamo da nessuna parte. Altro concetto che stiamo cercando di promuovere in qualche modo è un aspetto, tra virgolette uso l'aggettivo culturale, sinergia fra operatori pubblici e privati per valorizzare il territorio, perché se si va a compartimenti stagni
e uno va verso destra, l'altro va verso sinistra, l'altro va in un'altra direzione, anche qui non si ottengono risultati ottimali. Anche una parola magica, non la pratichiamo bene, marketing territoriale. Anche qui ci sarebbe moltissimo da lavorare. Però questo discorso di questo diciamo contenitore multimediale, abbiamo fatto già delle riunioni, io credo che entro l'anno riusciamo a vararlo operativo al 100%. Questo presuppone anche un altro lavoro che stiamo facendo, la nascita proprio di un distretto turistico Brindisi provinciale. Probabilmente per non farlo diventare troppo Brindisi Centro, la sede sarà Ostuni. Però anche su questo aspetto c'è un lavoro in atto e sono molto ottimista su un risultato abbastanza a breve termine. Molto bene, io ringrazio Angelo Guarini, ricordiamo direttore di Confindustria Brindisi, soprattutto per la sua visione, diciamo, ottimistica di quello che sarà il futuro, perché questo è l'approccio giusto con cui bisogna confrontarsi con il difficile momento per poter far sì che la nostra economia riprenda e torni ancora più florida di prima del momento di crisi legata alla pandemia Covid-19. Grazie ancora Guarini. Grazie a lei. Grazie. È un piacere poi di conoscerci personalmente. Assolutamente, lo faremo prestissimo, il 21 agosto saremo a Brindisi con un incontro d'estate 2020 proprio di OK Italia Parliamone, dove parleremo dei temi del turismo, della portualità turistica, dello sviluppo del territorio, e avremo anche il piacere di avere il direttore Guarini tra i nostri relatori. Arrivederci a tutti i nostri ascoltatori, grazie ancora Guarini, arrivederci al prossimo confronto. Arrivederci. Grazie. Arrivederci.